andati in bagno. Sì, andate. Non riesco ad aprirla. Ehi, state calmi, state calmi. Aiuto. State tranquilli, non vi affacciate troppo perché potete cadere. Diego, stai tranquillo che sto arrivando, lo faccio per te, amore. Papà, okay. Non ti ammazzi. Tutto questo per te. Mamma mia, ragazzi, un pazzo papà Antonio, un pazzo! Cioè, sei bloccato la mente. A 100.000 like questo video, perché Chiara e Diego devono essere buttati in piscina vestiti. Dove è sparito? Dove è finito? Ragazzi, sto facendo uno scherzo super epico. Mi sa che mamma e papà, dopo questo scherzo, mi cacceranno via di casa. Sì, avete capito bene, via di casa. Oh, mamma mia, lo devo ancora chiamare. Diego! Diego! Ciao, Nadine, cosa c'è? Guarda che mamma e papà ci aspettano giù di sotto. Vieni qua, siediti che ti voglio dire una cosa. Diego, dobbiamo fare uno scherzo a mamma e papà. Ma che scherzo? Dobbiamo andare giù di sotto da mamma e papà. Mamma e papà potranno aspettare. Dobbiamo andare di là in bagno e dobbiamo fargli credere a mamma e papà che ci siamo bloccati in bagno. Hai capito tutto? No. Te segui me e poi capirai. Vieni, sbrigati, sei nel mio passo. Non sei una lumachina, devi sbrigarti. Diego, veloce, sbrigati. Ok. Chiudi a chiave, io invece posiziono la telecamera. Ok, perfetto. Diego, ora ti spiego come funziona. Allora, praticamente mamma e papà si sospettiranno perché noi non siamo scesi giù di sotto e loro saliranno su di sopra e cercheranno un po' dove siamo e diranno piano, Diego, piano, Diego. Diranno dove stanno, dove stanno, dove stanno e ci cercheranno. Ma poi noi... Boom! Lì che gli abbiamo fatto lo scherzo che ci siamo bloccati in bagno. Hai capito tutto? Ok, Diego. E praticamente gli facciamo credere che questa chiave sia spezzata. Così noi le faremo credere che non possiamo più uscire dal bagno. Hai capito tutto? Sì. Ok, bene. Ora dobbiamo aspettare solo che mamma e papà vengono. Quando ci mettono a venire? Oh, neanche se ne accorgono. Mamma mia, quanto... Allora amici, io penso che non era neanche in programma di accendere la videocamera. Stavamo uscendo per andare a pranzo fuori, io, Antonio e i bambini. I bambini, non so che diavolo hanno combinato, hanno avuto la brillante idea di chiudersi in bagno. Loro ora sono chiusi all'interno del bagno dicendo che hanno spezzato la chiave. Amici, mi sta venendo il panico. Io non so neanche come dirgli a papà Antonio, quindi devo andare giù di sotto, dirla a papà Antonio, avere qualcuno che ci spacca la porta, perché può darsi che magari la spacca direttamente papà Antonio, o non so che cosa gli è venuto in mente, cavolo. Mi sta venendo il panico. Vabbè ragazzi, andiamo giù di sotto da papà Antonio. Allora, sono talmente agitata che mi perdo pure le cose. Allora, bimbi! No, bimbi, non vi agitate! Aiuto! Mamma! No, bimbi, allora, ascoltatemi un attimo. Mi sentite? Sì, mamma! Io adesso devo andare giù di sotto a comunicare a papà quello che sta succedendo. Ok. Siete tranquilli? No! Ragazzi, io sono agitatissima e sto tremando. Voi dovete stare tranquilli e non vi prendete di panico. Sto andando da papà, ok? Va bene? Aspettate 10 minuti e arrivo. Ok. Ok, ragazzi, devo andare a dirlo a papà Antonio. Anto, devi correre immediatamente su di sopra perché è successo un casino. I bimbi sono rimasti chiusi in bagno. Oh, miseriaccia! No, Dio, non ti ha preso il pelo! Non sto scherzando, Dio! Oh, Dio! Non sto scherzando! Hai capito?
finito? Puoi venire su di sopra? Ma perché ci avete messo così tanto? Che è successo? I bambini sono rimasti... I bambini sono rimasti bloccati in bagno. Sì, anzi sono chiusi. Come hanno fatto se la chiave io la stacco sempre dal bagno? Non lo so. Secondo me hanno fatto qualcosa. Puoi venire a darmi una mano? Ragazzi, noi stiamo andando su di sopra insieme a papà Antonio. Non riesco ad aprirla. Aiuto. Mamma, aiuto. Non riesco ad aprirlo. Bimbi, sto arrivando! Vai, Anto, sono bloccati in bagno, sono bloccati, bambini! Cara Diego, ehi! State calmi! Ci sono io! Oh mamma mia, cosa facciamo ora? No, Diego, non piangere! Mi guardi dal buco qua, dalla serratura? Diego, amore! Diego! Stai tranquillo, Diego! Diego, con i bambini chiusi dentro il bagno questo, e Diego continua a piangere, ragazzi, io sto tremando. Ciao amore, allora ascoltami un attimo. Adesso io faccio la finestra, la vedi la finestra? Sì. E cerco di entrare da lì, non vi preoccupate, perché questa è una porta molto dura come porta. È vero, però Anto, c'è la finestra, hai ragione, possiamo... Faccio il giro dalla finestra, Diego, ok? Come hanno fatto? Io non lo so, Anto. Bimbi, state tranquille che io vado a cercare una scala con papi, ok? Ok. Papà, mi sa che con la scala verrà e ci prenderà. Allora, Diego, non ti preoccupare. Quanto è alto? Sarà 1 metro e qualcosa. Molto, molto alto. Stiamo andando a prendere la scala. Arriviamo, eh? Sì. Anto, oh cavolo, è già andato lui. Dai, vado a prendere la scala. Dai, andiamo, sì. Ragazzi, per fortuna che l'ho aperta, così entra un po' d'aria all'interno. Oh, mamma mia, Diego, l'abbiamo combinata grossa. Ma sei tu che hai fatto questa idea? Ma non è colpa mia, è colpa tua. Mamma mia, ragazzi, che agitazione. Cioè, io non lo fatto. So, Antonio. Guarda che se tu hai lasciato la chiave all'interno della porta, io stavolta mi arrabbio con te. Io la toglievo sempre la chiave. Io vedi che tutte le porte della casa non ci sono le chiavi. Non lo so. Ragazzi, stiamo cercando una scala. L'avevo tolta io. L'avevi tolta? E laggiù? Ok, andiamo. Io comunque sono scarsa, sono talmente agitata che sono scalza nel giardino. Ragazzi, è meglio che mi metto le ciabatte prima che mi pianto qualche spina. Dove è andato papà Antonio? Eccolo laggiù. E tu che c'è andato? Ma non è vero! Ma sei bugiardo? Tu sei bugiarda. Allora, non ci mettiamo a litigare, eh? Non riesco neanche a parlare che mi fa male la gola. Mamma e papà da quando vengono? Tra quanto vengono, mamma e papà? Non lo so. State tranquilli! Ok, siamo tranquilli! La finestra del bagno, ok, è questa qua. Mama! Cuccioli, siete tranquilli voi? Mama! State tranquilli, non vi affacciate troppo perché potete cadere. State fermi lì, ok? Okay. Fermi, non vi muovete, papà sta andando a prendere la scala. Tra un po' deve venire, ha detto con la scala. L'abbiamo combinata grossa. L'hai combinata grossa. Però come facciamo? Dico, dimmi come facciamo. Non lo so. Ho paura. Pure io. Eccola qua la scala. Non lo so, Anto, se riesci ad arrivare fino là. Mamma mia, ragazzi, che agitazione. Vediamo se riesco a prenderla. Secondo me tu non riesci. Ci provo. Pallino, la finisci che sono già abbastanza agitata di mio? Ci vuole quella lunga. Ci vuole quella lunga, come facciamo ora? Anto, rischi di cadere, non ci arrivi. Chiara, no, vabbè. No, non ci arrivo. E adesso come facciamo? Scendi prima che ti fai male, scendi. Dobbiamo chiamare i pompieri, mi sa. Come dobbiamo chiamare i pompieri? No, vabbè, ragazzi, io non ci credo. Papà! Stai tranquillo. State tranquilli voi, non vi agitate. Io e papà adesso troviamo una soluzione prima di chiamare i pompieri, tranquilli. Stacca un attimo. Ok. Anto, rischi di cadere, non ci arrivi. Chiara, no, vabbè. No, Anto, assolutamente no. Chiamiamo i... Oh, mamma mia. Diego, stai tranquillo che sto arrivando. Lo faccio per te, amore. Papà, se che okay. Ti ammazzi. Tutto questo per te. Uno. Papà Antonio sta cercando di forzare la serratura. È dentro coi bambini. E sono in crisi totale. Giulia, sei bloccata la mente.
Mamma! Mamma! Bimbi, state tranquilli, io e papà stiamo un attimo parlando per capire come riuscire a salire. State tranquilli. Non ce l'abbiamo due scale. Ce n'è solo una. Adesso dobbiamo cercare di chiamare i pompieri, Giulia. Ok, così. Però Antonio non glielo devi dire ai bambini, perché no, se ma loro... c'è la finestra, il doppio vetro. Ok. Quindi come fai a spaccarlo? No, ma loro hanno aperto la finestra, eh. Ah, è aperta tu devi la per forza. Sì. Allora, Anto, la finestra loro l'hanno aperta. Tu devi trovare un modo per salire lì sopra. Ma non è che sono Spider-Man che posso... ma tu ce lo devi... lo so, Antonio, io sono già... Come faccio? Guarda quanto mi manca, guarda. No, Anto, assolutamente no. Chiamiamo. Oh, mamma mia. Cara, stai tranquillo. Papà! Diego, stai tranquillo che sto arrivando. Lo faccio per te, amore. Papà, sei carino, okay. Ti ammazzi. Tutto questo per te. Uno, due, tre. Mamma mia, ragazzi. Un pazzo, papà Antonio. Un pazzo! No, Antonio, io sono giuro che ti ammazzo, papà. Ma come ti ammazzo? Sono venuta a salvare il cane Diego, mi devi ammazzare pure. Ci sono, amore. Ragazzi, vi rendete conto che cosa ha combinato papà Antonio? Io sono impanicata. Si poteva ammazzare. Io veramente non ho parole. Non ho parole. Adesso andiamo a vedere se papà riesce ad entrare. Cioè, penso ormai che sia entrato, ma magari riescono ad uscire. Ma come avete fatto, scusa, a fare tutto sto casino? Oppure rischiato la vita per voi? Io adesso tra un po' mi ammazzavo. Come avete fatto? Non lo fate più, ok? È bloccato adesso! Adesso è bloccato, dobbiamo cercare di aprirla di qua. Non lo fate più, bimbi, non lo fate più perché è pericoloso. Papà Antonio sta cercando di forzare la serratura. È dentro coi bambini e sono in crisi totale. Cioè funziona? Giulia, non ci puoi credere cosa è successo. Come è successo? Giulia, sei bloccata veramente. Ragazzi, ecco voi la super sorpresa che potete preordinare su Amazon nel link in descrizione. Mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate. E se lo preordinerete ora, avrete in regalo la fantastica cartolina autografata da noi. Quindi, che cosa aspetti? Link in descrizione. Ragazzi, mi sta venendo il panico. Neanche papà Antonio riesce. Avete capito? Ragazzi, guardate, c'è la chiave che sta girando, ma gira a vuoto. Ma come mai? Cioè, gira a vuoto adesso, guarda. Papà, no, papà, no. Stai tranquillo, Diego. Calma, silenzio. Calma, stai tranquillo. Giulia, sei bloccata. Papà! Allora, ascoltami un attimo, per favore. Basta, stacca sto video. E tolta la chiave. Papà, mi dovete... Stai tranquillo, ci sono io. Stai tranquillo, Diego. Va, non mai. Ragazzi, sto cercando un'altra chiave perché neanche papà Antonio riesce. Il problema è che avevamo una chiave sola e sembrerebbe che si sia spezzata all'interno della serratura. Io veramente non ho parole e sto cercando un'altra chiave. Ma come fa a smontare? Si gira vuoto. Niente, adesso prendo una leva. Cioè, guarda, si gira vuoto, gira. Ma lascia stare la chiave, Giulia. Prendi un martello! Si è rotta la serratura proprio dentro, Giulia. Ma prendi un martello. Ma prendi un martello! Piano, per favore. Grazie. Stai tranquillo, Diego, la rompo, mi dispiace romperla sta porta, ma la devo rompere. Oh, fermi! Adesso devo
Lo prendono piede di porco, fare leva qua e si spacca tutta la porta. Ho trovato una chiave, non è quella della porta ma è di un mobile. Però queste qua sono le classiche, vediamo se riusciamo con questa. Però vedi, fare brutti scherzi cosa vuol dire? Eh? Chiara, per favore, non lo fare più, eh. Meno male che c'è la finestra, che sto entrando dalla finestra. Ma se c'era la finestra quella piccola? Ci deve essere rotta la serratura. È perché è sottile, invece questa è spessa. Prova con questa. Allora, bimbi, spostatevi che te la lancio. Provo con questa. Prova. Ragazzi, è successo un incubo, guardate. Dobbiamo chiamare le avventure del fuoco se non riusciamo, eh. Giulia, per favore, ascoltami un attimo. Che casino. Siamo rimasti chiusi veramente alla fine. Ok, lanciami la chiave che lo faccio io da fuori. Lanciatemela la chiave. Ragazzi, proverò io da dentro a vedere se riesco, perché Papa Antonio non c'è riuscito. Non capisco che non si chiudeva mai sta porta. È vero, come dico, non andare in drammatico, mamma mia. Ragazzi, neanche con quella chiave si riesce. Vado a provare con un'altra. Quindi cerchiamone un'altra. Mamma mia ragazzi, che panico. Ragazzi, cerco la chiave e torno da voi. Non riesco ragazzi a aprire, non riesco. Ragazzi, bisogna sempre non chiudersi in bagno, in camera. Mai, 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 mai. Stai tranquillo, ehi, ci sono io con te, stai tranquillo. Lo prometti che stai tranquillo? Eh? Ma perché Antonio sei andato a girare la chiave? Io pensavo che non girava la chiave. Sì, pensavi. Giulia, devi prendere un piede di porco che faccio leva, la devo rompere sta porta. Perché con la chiave non ce la facciamo. La mamma ha detto che chiamiamo i pompieri. Io ragazzi non ho parole di tutto questo. Papa Antonio pensava di riuscire a entrare all'interno del bagno e tirare la chiave. Il problema, difatti scusate, sono sudatissima perché sono agitatissima. Devo lanciargli un piede di porco perché spaccherà la porta, perché non riusciamo a far uscire nessuno. Allora, un piede di porco, vediamo un po'. Allora, eccolo qua. Questo non è un piede di porco, ma su per giù cercheremo di rompere la porta. Adesso il problema è lanciarglielo, è quello il problema. Vabbè, andiamo a vedere. Adesso papà, adesso ti fa uscire papà. Stai tranquillo. Ehi, se ti dico di stare tranquillo, devi stare tranquillo. Perché papà adesso la prende e la rompe la porta. Ok? Amen. Si compra un'altra porta. Ma che cos'è il piede di quello? Il piede di porco? Ah. È uno di... Tu praticamente metti qua e fai boom! Anto, ho trovato questo. Ok, come faccio a lanciartelo? Però occhio non ti cade. Se mi cade lo vado a prendere, non è che è morto qualcuno. Okay. Fai così. Uno, due. Ok. Addio, addio porta, la devo rompere giù. Proviamo ancora una volta con la chiave. Tu spingi tanto in dentro, io spingo verso di te. Ci proviamo, anche almeno l'ultima volta. No vabbè, io veramente non ci credo. Che tragedia. Adesso ragazzi aspettiamo un attimo la mamma che la gira per l'ultima volta, se no poi la devo rompere. Ok? Eh sì, per forza. State bravi. E questo è il piede di porco. Ok, facciamo ancora una volta con la chiave. Spingi verso di te. Io provo a girare. Sto provando a vedere se riesco a farla girare. Ragazzi, sta cominciando a spaccare la porta. Eccola qua, ragazzi. Ha rotto la porta alla fine, Papa Antonio. Ma come ha fatto a bloccarsi? Me ne vado. Non lo so. Che la serratura non era neanche chiusa. Guarda. Come non era neanche chiusa? Non era neanche chiusa. Non ci credo. Guarda. È impossibile. No, vabbè. Ah, ma non l'hai rotta? No. Ma ti dico che non era chiusa, Giulia. E allora, bimbi, io ve lo giuro che voi non uscirete per i prossimi 10 anni. Cioè, Diego, ma ti rendi conto? L'ho fatto io! L'avete fatto insieme, l'avete fatto! È tutto registrato, vi rendete conto? Andatevene giù di sotto in camera, che io e vostro padre adesso penseremo al castigo. Io, ragazzi, sono sudata marcia. È stato un pomeriggio da incubo. Io veramente, aiutatemi. Andate di là! Veloci! Dai! Veloci! Andate di là! Veloci! Non vi chiudete di nuovo qua, eh! Non vi chiudete più, eh! Ascoltatemi, eh! Ehi!
io vi prego, macchiette e macchiettine da casa, dovete farmi arrivare a 100.000 like questo video, perché Chiara e Diego devono essere buttati in piscina vestiti. Quindi mi raccomando, condividete il video, che non pensavamo che venisse un video, alla fine è venuto un video. Quindi mi raccomando, spolliciate, condividete, mandatela ad amici, parenti, nonni, fratelli, lo devono vedere tutti, perché dobbiamo arrivare a 100.000 like entro 2 settimane, perché loro devono entrare nella piscina vestiti. Guardatevi insieme a noi, Diego è sparito, è stato rapito. Adesso cominciano i guai, perché se non c'è l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta, iniziamo la ricerca con voi, con voi.